È previsto per domenica 15 settembre, dalle 9 alle 18, l'evento Chalet Divino, appuntamento socio-culturale annerito di Crognaleto, nell'entroterra teramano. Un evento che punta a fondere temi come l'inclusione sociale con i ragazzi della fattoria didattica Rurabilandia di Atri, l'attività fisica con il Pilates Art Studio e la camminata tra i tre diversi chalet, e la cultura con la lettura scenica del testo Oltre il buio di Dorotea Mazzetta da parte del professor Silvio Araclio. Questa lettura non è che una testimonianza della vivacità e della diversità della gente della montagna ed è sentita fortemente come identità, è una lettura identitaria che certamente non può che far bene alla memoria stessa di Nerito e alla sua prossima meravigliosa storia, spero. Un modo per valorizzare il territorio con attenzione alle tematiche dell'attualità ma anche al divertimento, con le degustazioni di vini e prodotti locali e il DJ set che andrà avanti fino al pomeriggio inoltrato. Questo comitato è importante per la frazione di Nerito perché raggruppa 40 persone, tutte della frazione di Nerito, che hanno come obiettivo il rilancio della nostra frazione, anche del nostro territorio, del nostro bellissimo territorio. Il primo evento che andiamo ad affrontare è quello del 15 settembre che si svolgerà a Nerito di Crognaleto. L'incontro è alle ore 9 verso la piazza della chiesa, dove si raccoglieranno tutte le adesioni e poi inizierà la giornata con una camminata inclusiva che ci porterà nel primo chalet, dove questa camminata sarà accompagnata anche da musica popolare. Nel primo chalet ci saranno persone che decideranno di fare il Pilates oppure continueranno col secondo chalet e il terzo chalet. In tutti gli chalet, oltre alla degustazione dei vini, ci sarà anche la degustazione dei prodotti tipici locali. Abbiamo in programma degli eventi per il periodo natalizio, saranno tutti eventi caratterizzati con l'inclusione, perché è un tema, come ho detto prima, che noi abbiamo al cuore e cercheremo di fare il massimo per aiutare questi bambini a godersi, questi ragazzi a godersi queste giornate meravigliose e far vedere i nostri meravigliosi posti.